Ti disturbo? Scusami, ma sono un anziano a cui partono le telefonate, perdonami. Benissimo, buonasera, come stai? Buonasera a te, come stai? Ma guarda, mi hanno operato recentemente, sto benissimo, insomma, abbiamo una certa età e quindi bisogna mettere in conto che qualche malanno si comincia ad avere, insomma. Anche se conoscendoti, dicevo, penso che ti abbiano impiantato un chip nel cervello. Allora, come dice Elon Musk, no, mi hanno impiantato delle lenti negli occhi perché ho fatto la cataratta, però seguivo questa trasmissione stamattina gestita da un giornalista della RAI che si chiama Marcello Foa e parlavano, tra le altre cose, dell'utilità del chip nel cervello. A parte che, diceva uno degli intervistati, non si sa bene che cosa faccia perché è tutto coperto. Sono usciti con un comunicato stampa ma non se ne sa niente. E poi si parlava di leggere i pensieri è etico e utile. Allora, leggere i pensieri è una stupidaggine per adesso, perché sia utile dipende dal prodotto. Finché non avevamo i cellulari, se chiedevi a qualcuno ma te interesserebbe poter telefonare a tua moglie dall'autobus, ti dicevano ma sei scemo, insomma non esiste. Invece adesso figurati, se non hai lo smartphone in tasca tutto il tempo vai in panico, ecco. E quindi dimmi. No, dico, è abbastanza, effettivamente, sembra quasi che noi siamo impreparati, abbiamo grande capacità di immaginazione, possiamo immaginare cose di là da venire, mentre le generazioni passate non avevano magari questa capacità di accettare che tutto fosse possibile, ma nello stesso tempo siamo estremamente impreparati. Si vede come tutta la regolamentazione che segue l'avvento di internet in casi come cyberbullismo o quant'altro sia sempre, ma la legge segue sempre la realtà a distanza di tempo, sia sempre alla rincorsa, ma su temi così importanti e così invasivi è rischiosissimo rimanere indietro dal punto di vista normativo e civile. Senza alcun dubbio, questa è una domanda per i nostri amici di giurisprudenza, però insomma, sai, il chip nel cervello, qualunque cosa faccia, è uno strumento, la tecnologia è uno strumento, la dinamite la usi per creare le gallerie e la rete di autostrade e la usi per rapinare le banche, per far saltare i cavò, dipende sempre da come la usi. E io tra l'altro come scienziato, come ricercatore, non credo che la scienza sia scevra dalla politica, c'è sempre la politica dietro, ogni volta che fai scienza stai facendo politica. Anche se lo scienziato ritiene di vivere nel suo mondo avulso dalla società, ma queste sono, secondo me, sono stupidaggini, quantomeno se fai il mestiere giorno per giorno te ne accorgi, non puoi non sbattere contro l'aspetto politico di quello che fai, senza alcun dubbio. Sono strumenti, bisogna vedere come li usi. Tornando al discorso che facevamo l'altro giorno, uno degli esempi è l'intelligenza artificiale, che adesso è popolarissimo questo termine, sdoganato da chiunque, cioè l'intelligenza artificiale nella lavatrice, no? Nella macchina c'è l'intelligenza artificiale. Io ti posso dire questo, per quanto mi riguarda, quando io ho preso il dottorato e parliamo dell'inizio degli anni 2000, l'intelligenza artificiale era un metodo di programmazione. Cioè si credeva davvero che un programma molto complesso poi sarebbe diventato intelligente, sarebbe nata la coscienza. Poi il paradigma è cambiato, per fortuna, adesso è finito in qualcosa di un po' più sensato, però io non credo che ci sia vera intelligenza nell'intelligenza artificiale odierna. Intelligenza artificiale odierna? Guarda, ti voglio parlare, ne parlavo recentemente con un collega che è un filosofo della scienza e vive e lavora esattamente nel mio ufficio di fianco al mio qua in università. Esiste un
esiste un argomento, un esperimento mentale di un filosofo che si chiama Searle, che credo sia ancora vivo, dovrebbe essere sui 85 anni, che all'inizio degli anni 80 tirò fuori la stanza cinese. Stanza cinese è, c'è un uomo seduto in una stanza chiusa, in questa stanza entrano simboli, ideogrammi della lingua cinese e escono ideogrammi della lingua cinese. Allora, tu inserisci una frase sensata in cinese, buongiorno, come va oggi? E esce una frase sensata di risposta, sto bene, grazie, e la famiglia? E dentro questa stanza c'è un uomo, un madrelingua inglese, addirittura John Searle si mise lui in prima linea e disse ci sono io lì dentro, che non conosco il mandarino, non lo so leggere, non ne so la grammatica, non so pronuncia niente. E poi ho un grosso vocabolario e ogni volta che mi arriva un ideogramma guardo sul vocabolario cosa devo fare, il vocabolario insomma è un grosso insieme di regole e produco dei simboli. E allora Searle in questo modo pensava di scardinare l'idea dell'intelligenza artificiale forte, quella che dicevo prima. Cioè hai un grosso programma che macina simboli, sputa simboli, visto dall'esterno sembra anche un essere pensante, in realtà non c'è nulla che capisca il cinese lì dentro. Io per come la vedo io, l'intelligenza artificiale di oggi, allora quando ho preso io il dottorato, ripeto, 25 anni fa, l'idea era ancora più balzana. Quella di oggi è che avendo tonnellate di dati, masse incredibili di dati e algoritmi super veloci, prima o poi avremo dei comportamenti intelligenti. In effetti ChatGPT è in grado di ingannare il 95% delle persone che credono che sia intelligente. Tu fai una domanda a ChatGPT, ti risponde in maniera sensata. Ma di fatto è la stanza cinese con i superpoteri. È come avere una stanza cinese con un vocabolario colossale e avere un John Searle lì dentro con una potenza di calcolo colossale. Quindi ti arriva una domanda e questa affare trova la corrispondenza, però per tornare all'argomento di Searle, ChatGPT non capisce nulla del mondo, perché non è mai nata, non è mai cresciuta, non ha mai giocato con gli amici, non ha mai passato le serate a suonare la chitarra e a cercare di conquistare le ragazze come facevamo tu e io a 21 anni. Quindi ma c'è qualcosa che manca, secondo me. A parte il fatto che il fatto di simulare l'intelligenza accomuna la macchina a tanti esseri umani, quindi diciamo che in qualche modo c'è già una sovrapposizione, visto che tante volte nell'esistenza ci capita di incontrare persone che hanno tanto hard disk, ma una capacità di elaborazione minima, ma che dà la percezione di intelligenza, ma che intelligenza non è. Quindi in questo senso forse le macchine hanno già raggiunto l'essere umano, ma scherzi a parte, la prospettiva dell'intelligenza artificiale è il tema fondamentale, è realmente quello suggestivo e fantascientifico dell'autocoscienza, o è qualcosa questo di là da venire e in itinere c'è qualcos'altro in mezzo che ci dovrebbe sorprendere a breve? Questa è una domanda bellissima, naturalmente ora come ora la risposta non ce l'ha nessuno, però se consideri ancora l'idea di Searle che ha sconvolto gli informatici, i filosofi e gli ingegneri di allora, da una parte è vero quello che dice John Searle, secondo me, anche un aggeggio gigante, potentissimo, che però manipoli i simboli, non comprende realmente quello che c'è dietro. D'altra parte, se non vogliamo ricadere nel dualismo cartesiano, noi siamo macchine molto, 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 molto complicate e noi comprendiamo quel che c'è dietro al mondo, in maniera limitata, ma ce la facciamo. Per cui, da qualche parte, in mezzo a questi due estremi, c'è quello scatto che ti fa diventare intelligente. Dove si situi e in che cosa consista, non lo sa ancora nessuno. Io sono abbastanza convinto che l'intelligenza artificiale, come la concepiamo oggi, non va nella direzione giusta. Non ci va neanche chi pensa che non sia possibile creare un essere cosciente. Secondo me è possibile, altrimenti noi ne siamo un esempio. Ma pensa alla definizione di intelligenza. Che cos'è l'intelligenza? Vuol dire che siamo in grado di scrivere un poema? Io dico di no. Un gatto è molto intelligente, anche se non riesce a scrivere un poema. Prova un po' ad afferrare un topo, non ce la farai mai, è impossibile catturare un topo. Lui, il topo è intelligentissimo, nella limitata maniera di sopravvivere nel suo ambiente, ma estremamente intelligente. Ecco, se un giorno riuscissimo a creare
un programma che fosse intelligente come un topo, avremmo raggiunto un enorme, avremmo fatto un breakthrough, come dicono gli inglesi, ne avremmo veramente raggiunto qualcosa di eccezionale. E poi dal topo fino al gatto, dal gatto al cane, dal cane all'uomo, che ne so. Però insomma il principio mancante non lo sa ancora nessuno quale sia. Dicevo, ci troviamo in mezzo, come esseri umani, tra l'ubris, l'arroganza di chi vuole creare, non so se inconsapevolezza o paura di riuscire a creare o di trovarci di fronte allo specchio a noi stessi o qualcosa di molto simile, perché nel momento in cui si parla più che di intelligenza e di coscienza, questo solleva poi problemi di natura a cascata etica e esistenziale paurosa, quindi senza andare nella fantascienza, nella ribellione delle macchine nei confronti, senza pensare a Terminator. Comunque c'è il vero pericolo, non viene forse da una macchina autocosciente, ma da come l'uomo affronterebbe un tema del genere, perché tutto questo metterebbe in gioco la sua esclusività all'interno dell'universo. C'è chi dice che quello sia ciò che dobbiamo fare. I transumanisti, presente il termine transumanesimo. E adesso c'è questo scrittore israeliano che è popolarissimo, Hariri, Yuval Noah Hariri. Lui è il transumanista assoluto, quello che dice la tecnologia ci porterà vicini a Dio. D'altra parte ho letto recentemente un testo ancora più bello che si intitola Storia e Destino, l'autore è un giurista e filosofo, si chiama Aldo Schiavone, il quale dice forse la tecnologia è un metodo per realizzare la missione dell'uomo, che quando Dio dice creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, chiaramente non lo crea uguale a Dio, l'uomo è imperfetto, però la missione dell'uomo, della sua esistenza nell'universo è arrivare vicino a Dio. Aldo Schiavone dice chissà che non sia la tecnologia in qualche sua forma, manipolazione genetica, la mistura fra uomo e macchina, che ci porterà vicini a Dio. Ma questo è, io sono un ingegnere e questa è roba da filosofi. Quando la leggo mi affascina, ma poi non vado... Beh, tu sei anche, ti conosco da 30 anni, sei anche un umanista, quindi non puoi tirarti indietro, lo so, da determinate questioni. Puoi tapparti le orecchie, ma dentro so che hai... Si muovono pensieri molto vicini a quelli di un umanista vero. E mi piace molto ospitare in queste telefonate coloro che condividono questo modo di vedere il mondo. Ma per concludere, mi fai pensare, concedimi una concessione allora letteraria, visto che ti porto io allora per qualche secondo nel mio ambito. Se il Dio nascosto, il Deus absconditus, no? quello che non si fa vedere dagli esseri umani e che ha creato gli esseri umani, poi si è fatto da parte, è l'uomo stesso che nel momento in cui dovesse creare qualcosa di autocoscienza intelligente, forse dovrebbe farsi da parte come specie. Questa è una suggestione letteraria, ovviamente, giusto per chiudere in modo pirotecnico, ma o magari devo dire speriamo che questo... di poter, una volta che avremo una razza di esseri coscienti nei nostri computer, speriamo di conviverci nella maniera migliore, speriamo che loro vogliano convivere con noi a quel punto. Bravo. Una volta che hai creato un essere cosciente in una macchina, non puoi mica staccargli la spina, perché quello è un omicidio, quello è un reato. Certo. Stai uccidendo un essere vivente. È un silicocidio, bisogna trovare termini nuovi, qualcosa. Però mi rendo conto, vedi come comunque i percorsi sono avviati, ma le idee sono poco chiare. Si sta correndo all'interno di un banco di nebbia, se questa sensazione. E hai qualsiasi possibilità a disposizione. Immagina che un giorno tu apri lo smartphone, e apri Maps perché devi andare in un certo posto di una città che non conosci e dici allo smartphone portami alla chiesa di San Giovanni e lo smartphone ti risponde no guarda adesso non ne ho voglia, sto guardando una serie TV, scrivimi più tardi. Per uso più di certo, perché il titolo di questo pezzo che è stupidità artificiale, cioè una volta che creiamo degli esseri stupidi allora abbiamo veramente raggiunto la potenza di Dio. Mi hai confortato, ti ringrazio, mi hai dato una prospettiva, sicuramente qualcosa di cui, se sei d'accordo, si potrà continuare a parlare in altre telefonate sbagliate. Molto volentieri. Credo che sia da parlare a lungo, vero?
Claudio, molto ti bene. Ringrazio. Sbaglia grazie numero un'altra volta, che così continuiamo il discorso. Non mancherò, anzi mancherò, e quindi sbagliando potremo parlare di nuovo. Ciao. Bye bye, ciao. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata, grazie per averci seguito. Per chi fosse interessato a seguire le prossime, non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di Teovideo. Prima di lasciarci, un consiglio di lettura. Questo è Nero Notte Fonda, il mio romanzo d'esordio. Si tratta di un romanzo noir distopico, lo potete trovare su Amazon per tutti gli amanti del genere. Alla prossima!